Sono ancora a lavoro i vigili del fuoco in via dell'Artigianato a Montemurlo a causa di un incendio divampato nel tardo pomeriggio di ieri all'interno della Com Italplast S.p.A., azienda che produce materie plastiche dunque facilmente infiammabili. Per fortuna non si registrano vittime, anche se c'è preoccupazione per la densa nube di fumo che si è elevata nel cielo. Sul posto sono arrivate numerose squadre dei vigili del fuoco, sia dal distaccamento di Montemurlo, sia dal comando provinciale di Via Paronese. Viste le dimensioni del rogo, sono stati richiesti rinforzi anche ai comandi vicini. Sul posto è intervenuto anche un carro aria per rifornire le bombole dei vigili del fuoco, che hanno operato in una situazione estremamente difficoltosa e rischiosa. Una colonna di fumo denso si è subito alzata alta nel cielo insieme alle fiamme che erano visibili anche a lunga distanza. La fuliggine è poi ricaduta a terra coprendo un'area molto vasta. Parte della copertura del capannone, grande oltre 3.000 metri quadri, è crollata. Le operazioni dei vigili del fuoco sono state ostacolate dal fatto che il piazzale sul retro è ingombro di pancali e altro materiale, tra i quali anche dei ponteggi smontati. L'azienda si sviluppa su una vasta area con più fabbricati. A quanto pare le fiamme avrebbero attaccato tutti gli edifici, anche quelli adibiti ad ufficio. Dai primi accertamenti sembra che non ci fosse nessuno all'interno della ditta quando sono divampate le fiamme. Gli ultimi operai erano andati via verso le 18.30, quindi oltre un'ora prima del rogo. Le cause naturalmente sono ancora da accertare, ma potrebbe trattarsi di un problema elettrico. Sul posto è sopraggiunto anche personale dell'ARPAT per gli accertamenti del caso, dato che sono bruciate tonnellate di tecnopolimeri e che il fumo si è diffuso in tutta la zona ad ampio raggio.